Ciao bello, sono Lauridis e finalmente ho fatto il maxi vocabolario di Rocket League. In tanti mi chiedevano cosa voleva dire questo, cosa voleva dire quello, quindi ora ho fatto questo video con questa immagine che la metterò anche probabilmente per il download col simbolo Lauridis da qualche parte, in cui ho scritto tutti i termini che mi sono venuti in mente riguardo Rocket League. Io li vado dicendo e spiego cosa vogliono dire, c'è anche scritto. Così speriamo che tutti possano capire cosa vuol dire un determinato termine senza chiedere cosa vuol dire in italiano, perché ci sono alcuni termini che, ripeto, è più facile dire in inglese. Il pinch è quando la palla viene schiacciata tra due superfici, quindi si può fare un pinch tra due macchine, tra macchine e muro. Quindi quando schiaccio il pallone tra due superfici e il pallone schizza verso una direzione, perché durante il pinch il gioco calcola tutti i piccoli colpi che stendo al pallone mentre la stai schiacciando, come se la schiacciassi verso il punto. Quindi anche due macchine possono fare il pinch, quindi quando schiacciano la palla tra di loro, boom, esce la bomba verso la direzione, come direzionare il pinch. Questo poi è un altro tutorial, però ci teniamo ai termini. Air dribble. Air dribble è quando tieni la palla in aria sulla punta della macchina senza appunto farla cadere. Semplicissimo, è come se volassi con la palla attaccata. Air drag, air dribble, air wall drag, cioè air più drag o dribble è semplicemente questo: quando tieni la palla col muso della macchina in aria e vai verso una direzione, ovviamente solitamente per andare a fare gol. 50-50, ovvero 50-50, sono semplicemente i contrasti, quando due macchine si scontrano quando vanno sul pallone. Questo non è il pinch, perché il pinch è quando le macchine vanno sul pallone e schiacciano la palla. Il 50-50 è un contrasto, quando le macchine vanno a contrastarsi a vicenda. Clear è la spazzata. Ceiling shot o roof shot, non lo usa nessuno roof shot, solitamente ceiling shot è quando tiri la palla dal tetto. Questo ci ho fatto anche un tutorial, è semplicemente porti la macchina sul tetto, ti lasci cadere e vai a colpire la palla col dodge, quello è un ceiling shot. Jump reset, questo ci ho fatto anche un tutorial, ed è quando con una macchina salti. Durante il salto colpisci una superficie con tutte e quattro le ruote, e dopo aver toccato la suddetta superficie con tutte e quattro le ruote avrai di nuovo il dodge, ovvero la capovolta, senza limite di tempo. Quindi nel ceiling shot ad esempio succede questo: tu ti lasci cadere dal tetto e il dodge, però la capovolta puoi farla quando vuoi. Double touch è quando salti, colpisci la palla in aria, la mandi verso la traversa avversaria o nel muro sopra, che si chiama backboard. La backboard è la parte di muro sopra la porta, e rimanendo in aria ritocchi il pallone dopo il rimbalzo sul muro e la mandi in porta. Questo è un double touch. Pop. Il pop è semplicemente quando sei sotto palla, saltelli, fai un piccolo salto e colpisci la palla con la col tettuccio della macchina, tipo puff. Quindi per fare la palla una specie di pallonetto, la alzi, quello che vuoi, però tocchi la palla col tettuccio della macchina, saltate puff col saltellino, ed è un pop. Poi dribble, che sarebbe dribbling, questo lo sappiamo tutti, spero, perché dribbli la palla, semplicemente un dribbling, non c'è bisogno, penso, di dirlo. Poi abbiamo il cheat o cheating, che vuol dire quando in battuta, solitamente è la battuta quella frontale, quando due macchine sono una accanto all'altra e c'è il portiere dietro, quindi si crea una specie di triangolino. Il cheat è semplicemente quando una persona fa finta di andare al kickoff, ovvero la battuta, kickoff vuol dire battuta, ma all'ultimo minuto si sposta per far andare la palla al portiere, che poi gli può passare e lui può segnare. Bump vuol dire spingere l'avversario, bump vuol dire spinta. Poi abbiamo anche dunk. Il dunk si dovrebbe tradurre con schiacciata, ma è quando qualcuno magari sta per tirare e tu boom, gli cadi di sopra e gli schiacci la palla e lo distruggi, cioè lo mandi la palla nella direzione opposta. Questo è il dunk, quando gli blocchi il tiro. Il dunk è quello, quando tu boom, gli schiacci la palla di sopra, non fai avanzare il pallone, o magari riesci anche a segnare attraverso il dunk. Poi abbiamo il rebound. Il rebound è semplicemente quando la palla rimbalza sul muro, quello è il rebound in inglese. Un altro termine è redirect, o redirect, proprio all'italiana. È quando la palla sta andando verso il campo avversario, ma non in porta, quindi magari verso, un po' più sopra o agli angoli, e tu saltando o tirando in qualunque modo riesci a reindirizzarla verso la porta. Quindi è un reindirizzamento del pallone. L'ultimo è il dodge, ed è semplicemente la capovolta, quando tu salta e risalti di nuovo verso l'avanti per fare questa capovolta in avanti. Semplicissimo. In questo momento non me ne vengono altri. Se hai consigli per aggiornare questo piccolo vocabolario di Rocket League, fammi sapere tramite i commenti qui sotto, e se sono validi amplierò il vocabolario attraverso un altro video. Quindi grazie per aver visto tutto questo. Spamma chiunque ti chieda cosa vuol dire qualcosa, e noi ci vediamo al prossimo. Ciao ciao. Just can't.